Allora, iniziamo a pillottare la ciccina con sale, pepe e tutte le spezie che più ci piacciono. E lasciamo che si insaporisca per qualche minuto. Facciamo soffriggere la carne su tutti i lati. Togliamo la carne e facciamo un soffrittino con tutte le verdurine, lasciamola appassire. Rimettiamo la carne e sfumiamo con il vino. Una volta evaporato il vino, possiamo aggiungere il latte. A questo punto chiudiamo la nostra pentola a pressione e lasciamo che raggiunga la temperatura giusta per poi abbassare e lasciare cuocere. Nel frattempo facciamo bollire le patate. Trascorso il tempo necessario, dobbiamo far sfiatare la pentola a pressione. Ciccia pronta, adesso facciamo ridurre la salsina per l'accompagnamento. Nel frattempo le patate sono state cotte, pulite, adesso le tagliamo e le saltiamo in padella. Con il mini beamer frulliamo tutto. Spicchio di aglio, burro e buttiamo le nostre patatine. Lasciamo formare la crosticina, sale e pepe sono pronte. Profumino! Ciccia pronta, adesso ci mettiamo sopra la salsina di accompagnamento e possiamo gustarcela. Ciccina pronta! Guardate spettacolo! Patate pronte, via! E buon appetito!